Bene, tutto vostro. Il futuro, donna, se c'è un futuro, che dubbio viene. Mio, è un bel uomo di 14 anni che sta crescendo. Ok, siamo in diretta, buongiorno, buonasera, anzi, buonasera a tutte e a tutti. Sono molto contenta di essere qui, ringrazio Claudio Di Maio per essere con noi, che ci darà un tema nuovo rispetto a quello che abbiamo fatto finora. E devo dire che forse proprio dopo questa esperienza faticosa e pesante del Covid-19, anche il suo mestiere mi sa che è cambiato un po', come praticamente quello di tutti noi, ma ognuno di noi lo può raccontare dal proprio punto di vista. Sicuramente il lockdown ha messo in discussione tanto di quello che facevamo in un modo diverso prima e nel tuo lavoro, Claudio, immagino regolamenti, cerimoniali, tutte cose completamente diverse, perché prima ci si incrociava di persona, bastava uno sguardo, un ammiccamento, un aspettami un attimo che vengo e ne parliamo, ora videoconferenze, ma soprattutto anche come si modifica una normativa in epoca di lockdown. E quindi mi immagino che anche le aziende in generale in smart working, la tua in particolare, abbiano dovuto reagire velocissimamente per trovare alternative, per capire come fare conferenze anticipatorie di provvedimenti governativi, come collaborare. Quindi lascio la parola a te, ma un paio di cose su ADL, vorrei dire. È una società di consulenza strategica, public affairs, comunicazione istituzionale ed è specializzata appunto in digital lobby e advocacy. La cosa che mi affascina di più è come vi definite che sostenete il decision making basato sui dati. Yes, è una vita che parlo di questo, che chiedo che i decision maker facciano esattamente così, cioè prendano decisioni basandosi sui dati. Quindi una data driven company, una delle cose belle della vita, ci sono per fortuna. E ti dico quello che io intendo per lobby. Poi ecco, mi piacerebbe anche che chi partecipa ci interrompesse con domande, ok, perché magari riusciamo a interagire e a divertirci anche un pochino di più. Per me lobby significa influenzare le decisioni pubbliche, fare pressioni su politici o sui decisori tecnici. Si può fare lobby in maniera trasparente o meno, si fa lobby per chi? Per i cittadini, per le aziende, per i partiti. Voi fate analisi regolatoria istituzionale, quindi che cosa sta succedendo, sviluppo e gestione di piattaforme digitali, strategie di comunicazione e poi anche business coaching. E allora, dopo questo inquadramento, mi viene da chiederti, ok, lobby, lo sappiamo, esiste da sempre, perché digital lobby? Grazie Claudia, grazie a tutti. Intanto per l'invito a te, saluto anche Roberto Reale che è in backend in regia, sappiamo Roberto è preziosissimo anche in questo. Allora, perché digital? Perché poi ti rispondo a una battuta che sconta un po' il mio background, tu sai che ho gli studi di un background di ingegneria, poi mi sono trovato in questo mestiere nel passaggio che ho fatto di aziende. Sia regolate, aziende molto regolate, che aziende orientate al mercato, quindi alla competizione sul mercato. Fare solo quello che puoi misurare. E torniamo ai dati, vai. Esattamente questo. Quindi ci sono due cose che spero da questo nostro dialogo vengano fuori. Uno, questa affermazione. Sostanzialmente di miglioramento continuo, quindi possibilità di misurare le performance. La seconda è che anche i public affairs, quindi nella definizione di lobby, qua ci sono no, di varie sfaccettature o comunque di varia natura, le varie declinazioni, no? Il tema del ROI, cioè del ritorno dell'investimento, anche una direzione public affairs in un'azienda o piuttosto che in un'associazione può avere un ritorno dell'investimento che si può misurare, anzi, a mio giudizio, si deve misurare.
in tutte le aziende c'è diciamo, dei KPI, no? Diciamo che permettano in qualche modo diciamo, di orientare i risultati e quindi di fare azioni in modo coordinato e soprattutto efficace ed efficiente, perché poi parliamo di risorse. Le risorse sostanzialmente sono due: la più preziosa, che è la risorsa tempo, che tu mi insegni, la risorsa che va a caccia delle economie di coordinamento all'interno delle aziende. La seconda è la risorsa diciamo, economica, che in fase diciamo così, anche di periodi piuttosto difficili come quelli a cui andremo incontro, fa la differenza, quindi il ritorno anche dell'investimento economico, in minore uomo, in persone, in materiale, in attività. Quindi il digital lobbying è, nella nostra percezione, così come l'abbiamo un po' concepito anche io e Sandra, e quando sono in Andiale Gonzati, è proprio esattamente questo, è un processo molto chiaro che parte dai dati e arriva alle decisioni. Così, per fare questo, che magari posso poi provare a illustrare una slide più avanti, mi darei tu un attimo magari se ciò delle domande su questo, ma noi diciamo, abbiamo una slide, magari potremmo annoiare un pochino i presenti perché magari non facciamo vedere slide roboanti, ma noi abbiamo concentrato, e questo è anche un po' il mestiere, se posso anche dell'hobbista, cioè far cogliere nell'estrema sintesi la profondità di quello che uno ti dà nella discussione. Molto se ci sono battute di vario tipo, quello che un oratore non ti dà in profondità, te lo dà in lunghezza dell'intervento. Ecco, noi invece una slide fino a quello, speriamo che ci sia tutto in quello, ecco. Però non abbiamo la arroganza di dire che c'è questa sola slide, ci sono un processo decisionale che riteniamo che possa essere identificato in questo. Ecco, parlavi di KPI per le aziende, in realtà KPI sarebbe parecchio opportuno anche nella pubblica amministrazione. Ci lavorate con la pubblica amministrazione da questo punto di vista? Allora, la risposta purtroppo è no, nel senso che ho provato, e tu sei l'esperimento, se possiamo fare un piccolo disclosure, perché facciamo da un po' di tempo, un po' di anni, proprio come opinion maker in un convegno di una grandissima multinazionale, sei salita sul palco, ho conosciuto lì, ti ho inseguita, fanno le logistiche a cui tengono a fronte quello che per me è in quel momento un opinion maker, no? Che poi il tuo ruolo di assessore a Roma Capitale è diventato anche un opinion leader perché hai portato avanti i progetti. Ecco, io ti ho conosciuto a Roma grazie all'esempio che tu hai dato nella tua amministrazione, tu avevi un'agenda trasparente, io ho potuto accedere a quell'agenda trasparente, tu pubblicavi tutta una serie di dati che molti altri non fanno. Ecco, la pubblica amministrazione dovrebbe darsi questo tipo di open data, approach, e senza di questo facciamo fatica a collaborare con chiunque non ci metta a disposizione dei dati, siano essi legislativi, siano essi dei dati operativi, però senza quelli si fa veramente fatica a mettere insieme gli elementi che ti portano poi a formare un quadro di riferimento che poi porta all'analisi delle opportunità e delle opzioni. Io tra l'altro quando l'ho fatta la mia open agenda, perché appunto la mia agenda era online, tra l'altro poi qualche mese dopo è successa una cosa molto buffa perché qualche sedicente hacker ha scoperto che questa agenda online era aperta e vergognosamente perché era stata craccata. No, era open perché era open, perché era una scelta e non perché fosse stato un cracker di qualcuno. E vabbè. Ma l'avevo solo vista sempre in lato di accountability, cioè di rendicontazione ai cittadini. Sei stato tu che me l'hai fatta vedere invece in ottica anche di questo lavoro che stavi dicendo, e questo che è importante, no? Fondamentale. In quell'occasione ti faccio un esempio, quindi se vogliamo fare un case study banalmente, ma su di te, ma che è stato per me un case study vero, perché sai che è così. Noi dall'analisi degli incontri e degli eventi a cui tu andavi con gli interlocutori che tu trasparentemente ricevevi, senza dire esattamente qual era il contenuto dell'incontro, non era necessariamente interessante che tu avessi conosciuto la compagnia e la telco B, per me era importante che queste due realtà si approcciavano al decisore Flavio Marzano, in quel modo io, se ero magari il soggetto C, dovevo cogliere tutti questi segnali. E questi segnali per me erano incrociare queste informazioni, con le tue, magari tu con le tue in qualche modo anche esternazioni, pubblicazioni su Twitter piuttosto che hai degli eventi. Quindi questi insieme di informazioni per noi formano la base dei dati, che magari poi più avanti spiegherò, che però che nei public affairs esageriamo, consideriamo dei big data, una serie di dati, non sono i big data che consideriamo nel marketing o in altre realtà.
però quei dati li trasformiamo da big data in smart data, in modo che li metterà a disposizione dei nostri clienti per dire attenzione, il nostro decisore si sta orientando e sta consultando con evidenza tutta una serie di soggetti, benissimo, faremo anche noi la nostra parte, perché o arriviamo in anticipo, che è la cosa che mi piace di più, perché anticipare è un grande vantaggio competitivo, oppure comunque corriamo rapidamente ai ripari, perché magari siamo entrati in corsa e è corretto in questo modo dare elementi fattuali che impongono o comunque consigliano un'azione. Ecco, prima parlavi di ROI, no? Del ritorno sull'investimento. Per quanto mi riguarda, soprattutto nella mia vita, che è stata quella più lunga, quella delle associazioni non governative, delle NGOs, abbiamo sempre parlato di social ROI. Si può vedere il tuo lavoro anche in ottica di social ROI? Si può anche vedere così, non necessariamente le azioni di lobby sono for profit, sono argomenti anche più complessi, ne cito uno, il cambiamento comportamentale sull'efficienza energetica, è un tema incredibile, no? Che magari ha un doppio beneficio, combatte la povertà energetica da una parte perché aiuta le persone a cogliere magari come possono trarre maggior benessere dalle risorse scarse che hanno, ma può essere anche un vantaggio competitivo per alcuni utili o multiutili per cogliere dei comportamenti nuovi e formulare un'offerta migliore. Il tutto ne guadagna l'ambiente perché usiamo l'uso razionale dell'energia migliore. Quindi anche questo, anche solo parlare di cambiamento comportamentale legato all'efficienza energetica, un'azione che ha un ritorno dell'investimento. Ha un sociale, perfetto. Sociale, posso fare per esempio sulla mobilità, ma che come se stiamo andando a braccio non avevamo neanche pensato se ci siamo divertiti. No, infatti, ma è il bello della diretta, come si dice, no? Cioè, se no non è divertente. E allora la mission della vostra azienda, qual è il core, diciamo? Il core è esattamente questo, di accompagnare e assistere quindi i nostri clienti, che sono grandi clienti, proprio nell'avere un quadro, come se fosse un minico, un mosaico, una sala controllo, così la chiamiamo, lo chiamiamo un po' il volante della Formula 1, cioè il pilota per eccellenza è il capo azienda o il direttore di Public Affairs. Ecco, noi siamo quelli che mandano un po' le famose telemetrie, no? Quei numeri che permettono. Chiaro che la Formula 1 si può guidare anche senza telemetrie. Ci mancherebbe altro, ci sono dei campioni incredibili nelle aziende come in pista, no? E sanno portare la macchina anche a occhi chiusi. Diciamo che però se diventa una gara o se sei in un circuito, magari con pioggia e problemi di altra natura atmosferica, per fare un esempio sul Covid, che tu abbia un po' di telemetrie ti può aiutare a capire quanti giri ancora puoi fare senza rientrare in box, no? Quindi diciamo la nostra azienda vorrebbe dare tutta una serie di elementi, proprio perché le regole, gli elementi della comunicazione, i segnali che noi chiamiamo segnali deboli, aiutino al capo azienda e tutto il suo staff ad avere un quadro più completo possibile per prendere delle decisioni basate sulle informazioni che noi abbiamo robustamente in qualche modo presentato. Questo quindi grandi aziende tendenzialmente. Medie grandi aziende. Però poi le piccole magari si appoggiano a delle federazioni. Ok. Quindi non è che i piccoli sono abbandonati, tutt'altro, i piccoli magari per loro natura si possono mettere in un'ologia di interesse comune in realtà. Poi ci sono dei piccoli che magari si smarcano perché hanno delle verticalità molto precise e magari vogliono tecnologicamente o per un loro prodotto in qualche modo cogliere delle opportunità legislative o regolatorie, in quel caso fanno un investimento e hanno magari la consulenza proprio per fare qualcosa di diverso rispetto a quello che è magari il contesto pre-competitivo dell'associazione. Ok, quindi dicevi, ok, grandi tendenzialmente aziende, dicevi pubblica amministrazione tendenzialmente no, enti pubblici diciamo in qualche modo no, magari partecipate sì, le grandi esistono. Quindi anche quelle potrebbero essere nel giro del vostro intervento, ok? Vai. No, io volevo interrompere. Guarda, io banalmente se vuoi, insomma, prima se ci sono, magari faccio vederti questa slide di lavoro, così magari chi si è in ascolto con noi in questo momento può avere magari a video o qualcosa su cui possiamo provare. Sì, intanto che tu la carichi, io approfitto per dire appunto a chi ci ascolta che volentieri leggiamo domande e possiamo proporle al relatore e vedere se riusciamo a interagire un pochino di più. E chiedo invece a chi ci segue su Facebook che magari
qualcuno di noi possa mandarmi, poi mettermi in chat qui le domande in maniera da poterle rivedere. Prego, okay. Claudia. Se io procedo, quindi Maren, questa è la slide che adesso provo a... adesso non ti vedo più, però so che sei in audio. Sì, ci sono, ci sono. Ok, in questo momento vi faccio, me la manda tutto schermo, sperando che si possa vedere. Prendo anche un puntatore. Perfetto, perfetto. Un spotlight. Un secondo solo, ecco qui. Eccoci qui. Allora, questa è la slide che in qualche modo, diciamo così, scrivo prima. E esattamente questo come esempio di attività, no? Qui abbiamo una prima anche freccia blu, questa, nel senso che questa slide si legge in righe colonne, sostanzialmente la matrice. Allora, parte da anche il codice colore ci dovrebbe aiutare, perché il codice, la parte blu, quella un pochino più consistente, la parte analisi l'abbiamo sfumato sulla parte, diciamo, quella più intangibile, cioè quella più relazionale, che ci interessa in modo più, diciamo, in fase di azione. Ma quello che dicevo prima, Claudia, che tu in qualche modo commentavamo, è nella parte più importante, è questa parte qui a sinistra, cioè il monitoraggio dei dati, in relazione di quello che noi chiamiamo poi digital logging, cioè che è gestione della conoscenza, che sotto Covid ci è servita particolarmente, è stato proprio questo, cioè il fatto che anche se i professionisti che erano in sedi diverse, magari anche con ritmi di lavoro leggermente diversi, per parte della gestione in lockdown, no? Quindi il tema è stato proprio quello di cogliere definizioni di issue aziendali e forze in gioco. Questo è un assessment che si fa con tutte le aziende quando vogliamo entrare nella parte dati. Poi facciamo il monitoraggio delle fonti legislative, open data di varia natura, i social network, la stampa, la rassegna stampa, gli eventi, i convegni, in questo caso anche i centinaia e centinaia di webinar che in qualche modo sono girati, no? In via digitale, perché hanno seguito un po' di pane. Poi ecco qui la parte che l'azienda fa in qualche modo è l'organizzazione e la razionalizzazione delle informazioni, quindi da big data trasformiamo in smart data, cioè dati che possono essere, che insegni tu, mandare tutta una serie di informazioni, troppe informazioni, come non mandarle nessuna, quando ti bombardano in un momento come questo di decine e decine di dichiarazioni, oppure di ordini del giorno, di mozioni, di interrogazioni, o piuttosto di indiscrezioni su quello che poteva succedere, magari sotto lockdown. Saremmo andati un po' in tilt, no? Quindi la parte più importante è proprio questa qui, che è la parte di analisi. A questo punto si va nella rispondenza a informazioni e fact checking, che è una cosa importante perché sappiamo bene che molti leader anche hanno dichiarato prima di mettere a disposizione molte delle misure, no? Su Twitter c'è, diciamo, un'altra anticipazione. Quindi quello che vorrei però subito, diciamo così, in qualche modo rimarcare è che digital lobbying non è la comunicazione via social. Digital lobbying è proprio il processo di digitalizzazione all'interno dell'azienda di tutta una serie di informazioni e di decisioni che in qualche modo poi mi aiutano a posizionarmi in modo corretto. Quindi se uno volesse, così, diciamo così, misleading, pensare che digital lobbying significa usare in qualche modo, in modo opportuno, i social media, non è questo, stiamo vedendo proprio il dito, cercherei di provare a presentare, insomma, quello che c'è dietro il dito, cioè la famosa luna, se ci riesco. Ecco. Quindi il tema dell'identificazione poi di possibili informazioni impattanti dell'azienda è una parte importante. Quindi questa parte qui è la parte, diciamo, delle telemetrie che dicevamo in qualche modo, che davamo come no, elemento per al pilota azienda o al pilota capo azienda di guidare al migliore modo la sua realtà. Poi entriamo nella parte di analisi. Qui, una volta che abbiamo i dati, possiamo fare data mining e possiamo anche girare, diciamo, delle logiche di intelligenza artificiale su alcune serie di informazioni. C'è il tema della social network analysis, cioè OSNA, che una volta che abbiamo i dati possiamo provare a implementare. E poi c'è l'analisi dell'impatto sul business e i rischi reputazionali. Questo è fondamentale perché poi in condizioni, come abbiamo visto anche, diciamo, di lockdown, ci sono messe sotto stress anche molte realtà che hanno, diciamo, purtroppo incappato anche in rischi reputazionali. Non entro nel merito, ma ci sono tanti esempi di app o di altre cose che in qualche modo sono state un po' di no, messe, no, un po' a ferro e fuoco dai clienti. No? Ti posso interrompere un istante, Mario? Visto che c'è Maria Cristina Antonucci che fa una domanda e fa, oltre a farti complimenti per la tua attività, dice: volevo porre una domanda. Sulla base della sua esperienza, come si pongono i decisori pubblici di fronte a una lettura dei loro comportamenti evidence-based e data-driven? In altre parole, la politica italiana è pronta a questo tipo di approccio scientifico basato sui big data dei processi decisionali?
Questa è una ti vuoi rispondere dopo, vedi tu, se dopo c'è... No, delle... provo a rispondere a... Ok. Puoi fare una domanda perché lei è un'esperta di lobbying e public offense, che per me è nel quadrante dei famosi esperti, sono uno dei punti di esperienza in questo settore. Risponde a medicina, la risposta è purtroppo no, non sono ancora pronti alcuni nostri politici, purtroppo, perché anche presentare i dati dalla controparte, cioè non è che non sono pronti, alcuni sì, la gran parte no, facciamo così, perché è più corretto questa lettura. Se io presento dei dati, quello che poi è l'AIR in parte, no? L'analisi di impatto regolatorio, che c'è una legge, c'è qualcosa che è un regolamento che in qualche modo mi aiuta, che noi grazie anche magari a un controcanto fatto al legislatore, riusciamo a dimostrare che l'analisi di impatto è sovrastimata o sottostimata, quindi presentando i dati dobbiamo avere nella controparte qualcuno che sia in grado di leggere quei dati, come se io non sono esperto di alcuni quindi, dati. Quindi scusa Claudio, stai dicendo che quelli che dici no, che non sono pronti, è perché mancano loro competenze di analisi dei dati? Posso dire che abbiamo difficoltà tante volte a spiegare i dati perché c'è il numero è importante, però bisogna anche saperlo leggere. Assolutamente sì. Quindi, è che purtroppo in questo paese la cultura è rigorosamente letteraria e non affatto matematica, quindi esatto, quello che è posso un problemaccio. Sì, non serve chissà quale skill, però l'importante è che se noi parliamo di dati con migliori di grandezza, questi siano per loro, abbiano la possibilità di essere valutati. Rispondere sempre a me, Cristina, è un'azione che facciamo sempre di grande resilienza, e poi magari mi anticipo una cosa che è qui in fondo in questa slide, cioè faccio un salto logico, poi ci ritorniamo, è la costruzione di argomenti convincenti nell'ottica di ascolto. Neanche il compito del lobbista è quello di presentare in modo chiaro, anche se posso usare non didattico, ma sicuramente spiegativo in modo semplice, anche cose complesse, questo è fondamentale. Quindi lo sforzo è sempre nell'ottica di chi trasmette, non è sempre nella trasmissione. Quindi anche se avessero degli ottimi dati, tocca al compito dell'lobbista in qualche modo avere la forza e la competenza di saperli presentare, perché magari presentati bene questi dati diventano accattivanti, interessanti. Di solito quando presentiamo i dati poi scatta il meccanismo. Ah, questo è fondamentale. Comincia a vedere che quel dato gira e diventa una specie di mantra, perché diventa effettivamente un elemento che non è intangibile, è tangibile, quando parliamo di cose di questo tipo qui. Quindi secondo me che sì, è un'opera che stiamo facendo insieme a tanti altri colleghi del nostro settore, che però trova sicuramente terreno in questo momento non proprio pianeggiante, però è la nostra sfida. Mi hai fatto venire in mente con dolore un seminario che ho fatto al quinto anno di giurisprudenza, quinto anno, quindi erano grandini. E l'intervento prima del mio a un certo punto ha parlato di ordini di grandezza, come tu poco fa, e io mi sono girata a guardare i ragazzi, ho visto nessuna reazione. Quando è toccato parlare a me, ho chiesto: qualcuno di voi mi sa dire che cos'è un ordine di grandezza? Quinto anno di università, non ha aperto bocca nessuno, cioè tra 1, 10, 100 e 1000 non sanno riconoscere cosa significa 1, 2 o quanti ordini di grandezza di differenza ci sono. Questo mi ha terrorizzato, perché il tuo lavoro e anche il nostro diventa impensabile a quel punto. No, chiaro che posso dirti che stiamo lavorando, con questo con grande umiltà, nel collaborare con alcune grandi università, nella quella contaminazione tecnico-umanistica, proprio che secondo noi è quella forma che noi chiamiamo anti-scelta, esatto, no? Cioè sono una concorrenza orizzontale tra delle verticalità importanti, ma noi abbiamo fatto, nel nostro piccolo abbiamo fatto delle selezioni di laureati in scienze politiche, e alcuni, lo dico senza problemi, sono caduti su un foglio Excel perché magari temevano, insomma, anche molto competenti, però noi poi il fatto che la competenza non possa essere scaricata a terra anche da un punto di vista analitico, quanti emendamenti, come, quali sono le correlazioni tra cose, e fare delle tabelle, non dobbiamo fare programmazione in Python o in PHP, però questo per noi è solamente la frontiera. Oggi un responsabile di marketing che non sappia andare sul metering dei dati di marketing diventa complicato. È assolutamente creativo, però senza i dati non,
credo si vada molto lontano. Quindi andiamo avanti sulle tue slide? Sì, parte che c'è una... aspetta, aspetta che c'è un'altra domanda. Prego. Ah, no, Roberto che dice viceversa, i big tech assumono ordinari di scienze politiche in giro per il mondo. È vero anche quello. È vero anche quello. Sì, io con Roberto giustamente andiamo a cercare, noi abbiamo detto nell'azienda, noi abbiamo un collega che ha laureato in filosofia. Il mio socio, ma Alessandra, ha una laurea in scienze politiche, una laurea in psicologia delle decisioni. Chiaro che, ed è lei che sì, che è lei che poi magari gestisce tutta una serie di cose con i nostri programmatori. Quindi il tema è l'apertura, l'open mind, tu hai l'intelligenza laterale, di dire ok, se vedo un numero non prendo un antistaminico. Ecco. Esatto, non mi metto a piangere, ok, e soprattutto lo so leggere, ne capisco la dimensione e il valore. Sì, cioè, non, se basta, ecco, basta avere questo approccio, perché tanto poi tutto viene sostanzialmente poi riportato a... Ecco, quello che posso dire, magari anticipo una cosa, qui il tema della regolazione. Tante volte con i numeri fai quella figura, fai anche un po', non dell'antipatico, però diciamo di quello che mette un po', la mette giù un po', no, sul concreto, no? Però poi molte volte tornano, cioè se io mi è capitato anche il lockdown, guarda che quel numero lì è 100, non è 10, ma no, è troppo alto, guarda che è 100. Poi fa la figura di quello che è antipatico, ma ce l'ha beccato, no? Ecco, in quel caso, con resilienza e con grande umiltà, puoi tornare sul fatto che ti sei preso un credito di reputazione che la metà basta. Certo. E poi il gioco del lobbying, cioè il lobbying che poi tecnicamente i lobbisti, se non hanno altre logiche, che non devono avere a mio giudizio, devono stare sul mercato per due cose, sono una logica di conquista quotidiana, reputazione e competenza, perché quello crea quel rapporto fiduciario con quello che noi chiamiamo poi capitale relazionale. Chiaro. Che in qualche modo vai da un decisore, quindi in qualche modo hai creato un rapporto di fiducia, poi che tu sia chiaro che stai difendendo un interesse particolare o lo stai comunque ritirando è importante, ma è importantissimo che tu dica dei numeri che siano onestamente veri, insomma, quindi sparare numeri, diciamo, ok, chiuderanno 100.000 imprese, 200, chi offre di più, diventa un problema. Chiaro. Perché manda in tilt il sistema delle decisioni. Quindi non è chi è la spara più grossa, molte volte la comunicazione, allora, usciamo con tanto di chi ci verificherà questo numero. Io questo molte volte con i clienti non rapporto mai dare una risposta giusta alla domanda sbagliata. Consulenza mai. Mi chiedi di sparare un numero a bambera, fallo tu, io non lo faccio. Certamente, certo. Questo però è politicamente poco accettato di solito, ma hai ragione, condivido in pieno. Ma se perso te stesso, hai perso tutto, ma che c'è molto altro. Sì, perdi, sì, sono d'accordo. Andiamo avanti sulle tue slide. C'era da vado velocemente. Allora, una volta che sull'analisi diciamo delle opportunità, facciamo poi ovviamente una volta che c'è un'analisi dei rischi reputazionali, si fa quello che chiamiamo un'analisi SWOT, ma non è che bisogna farla a tavolino, si fa anche in sovraimpressione, no? Quello che troviamo diventa una minaccia, diventa un'opportunità, un punto di forza, diventa un punto di forza. Poi c'è la gestione delle priorità e delle istanze. Ecco, qui magari vi faccio mando avanti la slide se ci riesco, eccola qui. Però sulla gestione delle priorità e istanze si è giocato molto sul Covid, su quello che è successo in Covid. Vi faccio vedere questa matrice, trovate quello che noi classifichiamo di solito, questi sono pallini diciamo così colorati, abbiamo dei temi che sono classificati secondo la loro urgenza e secondo la loro importanza, no? Quello che per noi è fondamentale è esattamente come si muovono questi pallini. Una cosa che magari era urgente sotto Covid diventa anche importante, una cosa che è importante. Scusami Claudio, queste sono come decide il tuo cliente che è importante o meno? Aiutiamo il nostro cliente a decidere su base di queste cose. Okay. Qua. Quello che è più pericoloso di tutti, okay, è che cioè, noi cerchiamo di classificare che è tutta una serie di issue regolatorie o istituzioni legislative dicendo ok, questa è importante ma non è urgente. Pallino giallo qui. Questa è urgente ma non è importante. Quindi sta qui. Dobbiamo stare attenti a quello che diventa urgente e importante. Questo è fondamentale però perché quello che diventa urgente e importante può entrare proprio nel gioco competitivo, può mettere anche fuori asse un'azienda, eh? Cioè ci puoi chiudere per una cosa che magari non è importante. Cosa è successo sotto Covid che un po' i dati ci hanno un po' aiutato? C'era un pacchetto di attività o comunque di norme o comunque di cose che non erano né urgenti né importanti. Stavano lì, magari, no? Perché temi che dormienti. Ecco, sotto Covid è successo che alcuni temi sono diventati sia diciamo di colpo sia urgenti che importanti. E questo ha stressato molto le aziende,
perché li ha messi davanti a dei dettagli che non erano, o delle decisioni che non erano considerate tra quelle da prendere rapidamente. Ecco, su questo noi abbiamo dato una mano, un aiuto proprio a capire come queste cose che si muovevano, la famosa diagonale, fossero non una minaccia, ma al contempo diventassero un'opportunità. Però se non sai, non hai la mappatura di questi pallini gialli e verdi, e ti scappa anche un pallino che magari non è né giallo né verde, e ti entra nella matrice, hai un problema, perché non hai mappato correttamente tutti i temi che ti possono essere di interesse. Questa azienda, che le attività di lobbying devono fare questo, per aiutare le imprese a cogliere tutti gli elementi e tutte le opportunità. Infatti mi veniva da dire, ok, consulenza regolatoria istituzionale partendo dai dati, fin qui ci sono. Come definisci quantitativamente l'urgenza? L'urgenza lo puoi avere sostanzialmente con un provvedimento che magari era un disegno di legge, okay, e che ti diventa un decreto legge. Sapete che sotto Covid abbiamo abusato, almeno in Italia, della decretazione d'urgenza, e andremo avanti in decretazione d'urgenza. È noto che ci sarà un nuovo decreto comunque sicuramente il bilancio, ne abbiamo alcuni, ne avremo altri. Quindi il fatto che una cosa mi possa, che era importante, a questo punto mi diventa anche urgente, è legato al tipo di veicolo che in qualche modo, scusate, per fare una slide, è un tipo di veicolo che in qualche modo è un veicolo legislativo, in qualche modo viene caratterizzato. Un altro esempio è quanti DL rilancio, che insomma, in Italia sapete che è stato approvato nel weekend in commissione, adesso sta prendendo il percorso in aula, quel DL, molte cose che erano importanti sono diventate urgenti, che sono entrate dentro quel DL, da incentivi a serie fiscali a misure. Adesso lo sarà sulla semplificazione. Quante cose sono urgenti diventano anche importanti la semplificazione. No? Quindi siamo attenti a questo tipo di meccanismi che per le aziende diventano. Certo che si concentrano in un periodo in cui abbiamo i collaboratori in smart working, non abbiamo la possibilità di parlare direttamente con molti interlocutori, quindi si sta stressando la catena decisionale. Quindi dov'è quello che in qualche modo il digital lobby in qualche modo porta del vantaggio, ma nella logica in cui noi avevamo scritto prima le economie di coordinamento, proprio nella gestione della conoscenza. Cioè le strutture di public affairs, di comunicazione e gli staff dei capi azienda devono poter comunicare fra loro, devono poter mettere a disposizione informazioni che hanno sotto varie fonti, e questo dovrebbe poi permettere a tutti di avere un quadro più possibile, più cognitivo, di una serie di opzioni che in qualche modo poi aiutano il capo azienda a prendere le decisioni corrette. Ecco, questo digitalizzare, nel senso di mettere a disposizione dei dati, delle informazioni e creare, magari noi abbiamo anche delle piattaforme, non voglio adesso parlare di piattaforma Game Mind, però lì in qualche modo abbiamo tutta una serie di informazioni che in qualche modo aiutano poi l'azienda a coordinarsi per non andare in tre sullo stesso problema, oppure un problema non è presentato da nessuno. Questa della gestione della conoscenza è un tema sotto lockdown che è stato un fattore importante. Chiaro, ma poi certo, se andiamo un po' in ordine spazio, lo chiami tu, lo chiami io, se ci si scriva su WhatsApp, su Telegram, su SMS, su Telegram. Certo, è stato molto complicato. E anche le videoconferenze con i decisori sono state un pochino più complicate, però perché ti devi poter fidare in questo momento di chi è dall'altra parte dello schermo, che ci sei tu e dietro la telecamera non ci sia nessun altro. C'è una policy, una metrica più importante che in qualche modo fa sì che la reputazione, comunque quello che uno ha costruito prima anche come capitale relazionale, cioè il fatto di aver creato delle buone relazioni da un punto di vista proprio della competenza e della reputazione, secondo me ha fatto la differenza. Visto che in quella tua slide c'è questo coalition building su cui sei, e a me piace molto come concetto, mi piacerebbe che tu ce lo descrivessi. Sì, allora, coalition building tecnicamente è una parte di valutazione strategica che aiutiamo spesso le aziende a mostrare. Vi faccio un esempio, vado proprio con delle slide un po' anonime perché sono slide, questa ad esempio è per una costruttore di auto anche elettriche. Questo ad esempio era come abbiamo impostato le varie issue 2 anni fa. Però le slide non sono cambiate, è ancora su quella di prima. Vediamo se è andata adesso. Meta issue, yes. Ok, adesso c'è un'altra successiva, speriamo che vada anche quella. Sta andando? Sì. Ci siamo. Ecco, esatto, qui è esattamente all'inizio mostravamo, no, le issue dell'azienda.
Ecco, qui avevamo sostanzialmente ipotizzato, no? Diciamo quattro capitoli, quattro possibili azioni, e qui poi nei pro e cons, esattamente quella cosa che parlavamo anche di alleanze forze aperte, rappresentavamo al cliente in questo caso. Quindi qui ci sono degli esempi, insomma, che diciamo dei player, qualcuno era a favore, qualcuno era contro, parliamo di anni fa. Ecco, questa è come lavoriamo, ad esempio, con le matrici, non so se vedete. Allora, quella successiva. Dimmi, Flavia, se va. Ho perso forse, faccio stop sharing. Mi sentite? Roberto, forse ho perso Flavia. Io ti sento, sì, credo che Flavia sia un attimo disconnessa. Adesso aspettiamo che entri lei o vado avanti, suggerisci tu? No, aspettiamo un attimo, magari. Se no, senza di lei. Dovevi rientrare subito. Sì. Flavia, sì, è molto reattiva, no? Ancora non c'è. Va bene, magari andiamo un attimo avanti, Claudio, se puoi. Sì, non appena si riconnette, io la riabilito. Il bello della diretta, ci proviamo. Vado, quindi abbiamo fatto, riprovo a fare lo screen sharing qui. Ma non puoi condividere lo schermo? Sì, adesso arrivo. Ah, ecco, perfetto. Avessi ancora, diciamo, difficoltà. Roberto, dimmi tu se posso procedere. Sì, vai pure, io vedo la... Leghi, magari, insomma, questo l'abbiamo fatto per proprio far vedere questo tipo di, diciamo, di approccio, cioè quello di individuare le issue che qui abbiamo messo in modo, diciamo così, evidente per il cliente, in modo che poi segnalavamo, ad esempio, proprio tra gli interlocutori esattamente chi, per distanza, diciamo, dal target dell'azienda con i vari pallini, cioè chi era alleato, chi era contrario, chi era ostile, proprio per creare quelle alleanze, per creare quel contesto in cui non è che con un altro tipo di nomi, in qualche modo, come sappiamo bene, tutti i colleghi che magari sono collegati, non esiste un'azione, può esserci anche un'azione solitaria su un certo tema, anche molto specifico, però generalmente si fanno queste analisi di evaluation building per capire quali sono altri contatori di interesse che possono essere supporter a quello che noi in qualche modo stiamo perorando. Queste, insomma, queste dashboard che quindi portano a queste relationship analysis e poi terreni di negoziazione che aiutano in qualche modo poi a mappare rispetto ai soggetti, che siano essi i decisori o anche gli altri stakeholder, diciamo, l'attività. Ecco, questo è un pochino come intendiamo la relationship building, quindi mostriamo queste attività, queste matrici proprio per aiutare in modo sinottico, in modo diciamo così, molto sintetico, ad avere delle, diciamo, un scotto di decisione. Certo, sotto ci sono i dati, ecco, questo come dicevamo prima, se posizioniamo un decisore in quel punto del grafico qualitativo, è perché abbiamo pesato tutta una serie di condizioni a monte proprio per permettere di caratterizzarlo proprio in quella posizione lì. Quindi i dati nuovamente tornano come protagonisti di quello che poi è l'element playing field e quello che può essere poi la decisione da prendere. Come diciamo prima, per la parte dei dati è estremamente fondamentale, diciamo, la parte di comunicazione di questi dati. Ecco, qui entriamo nella parte di posizionamento. Cioè, una volta che abbiamo fatto tutte queste quelle che noi chiamiamo appunto analisi di valutazione, fino a qui non ci stava né un incontro, né un contatto, né una telefonata di sorta, se non per la parte faccenda. Ecco, poi inizia il posizionamento, quindi lo sviluppo e posizionamento dell'azienda, la definizione della posizione da sostenere, poi l'elaborazione dei contenuti, la scelta degli stakeholder e soprattutto la costruzione dell'ottica di chi ascolta. Questo è fondamentale, molto, molto spesso non è un'azione di lobby, non si deduce in ok, presento un emendamento, adesso mi sembra un po' una cosa che possiamo raccontare così nella narrazione, nel detto, diciamo così, nel narrato della nostra professione. Quello che è importante quando noi costruiamo una relazione è che
capire se quel decisore noi lo porteremo una, due o tre volte, cioè avremo la possibilità di approfondire con tutta una serie di temi. Ecco, in quel momento scatta correttamente quello che è stata l'azione, diciamo, engagement che aiuta poi a costruire posizioni, a approfondire, a risolvere tutto in un incontro, lo sappiamo che non è quello l'obiettivo, né tantomeno l'opportunità di azione di rappresentanza di interessi. Cioè, costruirlo ci vuole tempo, ci vuole soprattutto argomentazione e successivamente approfondimento. L'azione, poi ecco, qui entrano il campo di esperti di comunicazione, comunque di attività anche relazionali, ovviamente detta. C'è l'azione, la strategia, l'incontro più ampio, la funzione dei servizi, marketing, istituzionale, sono tante le possibilità per fare una strategia di interazione o di influenzamento. Ecco, qui c'è la parte dove sotto Covid abbiamo misurato diversi bias, è la messa in campo di attività di comunicazione, campagne social, video targeting, comunicazione, eventi, molte volte partivano senza, secondo noi, detto, una corretta valutazione di quello che era precedentemente l'analisi di impatto che in qualche modo era importante fare. Questo ha permesso purtroppo anche, o ha messo in evidenza tra competitor o comunque anche tra soggetti, dei posizionamenti sono stati anche tante volte anche degli incidenti reputazionali non banali, per cui l'analisi di impatto per noi è un'analisi fondamentale, però perché poi ci sia una pianificazione e un coordinamento delle attività e i capi azienda o anche i direttori di comunicazione proprio hanno la forza di comunicare, lo facciano, secondo noi, tenendo a mente la robustezza delle informazioni che magari hanno a disposizione. Magari aspettare anche mezza giornata in più o anche una giornata in più, ma basare la decisione dell'affermazione su. Quindi stai dicendo che anche la comunicazione sarebbe bene che fosse basata sui dati prima, sulla loro analisi successiva e la capacità di comunicarli anche. Esattamente sì. Questo sì, perché poi se io faccio un'analisi corretta posso migliorarla, posso anche onestamente dire che non aveva tutti gli elementi e quindi la rifaccio e la affino, piuttosto che magari a improvvisare, si può anche essere grandi jazzisti, ma bisogna essere bravi musicisti per essere anche dei jazzisti, non è semplice. Assolutamente. Senza essere di premio. Quindi su questo l'esperienza magari ha aiutato anche molti capi azienda. Ma la parte di disposizione dei dati è fondamentale proprio per faccio un esempio, non so, è un esempio della disponibilità delle mascherine, cioè c'è stato tantissimo rumore di fondo su tanti temi proprio sotto Covid. E alcune aziende hanno aspettato il momento opportuno per piazzare la stoccata e ne sono uscite anche in comunicazione in modo importante e in modo anche robusto e rilevante, perché poi hanno dovuto dire ok, questa era la nostra posizione, come vedete esattamente. Della narrazione della comunicazione era esattamente la posizione che poi in qualche modo ha permesso la soluzione del problema. Perché poi l'ho visti con tutti i devono dare due esempi, un problema sì, ma soprattutto una soluzione, se sono bravi anche due, se sono eccezionali anche tre soluzioni a un problema. Quindi bisogna aiutare il processo democratico a trovare delle soluzioni. Poi aspetta sempre in ultima istanza al decisore, che è anche l'opera di finanziamento, è lui avere tutti i temi, tutti gli elementi per prendere in modo autonomo e in modo indipendente la propria decisione. Questo lobbista si ferma lì, poi è il decisore che ha la responsabilità di prendere la decisione. Certo, poi immagino, ecco, a proposito del decisore che prende la decisione, è stato detto che la distanza doveva essere 1,82. Avete chiaro che cos'è 1,82? Sono 2 yard o 6 piedi? Perché evidentemente un documento scientifico rigoroso aveva detto 2 yard e poi è arrivato in Italia e ciao, è stato tradotto 1,82, peraltro arrotondato anche male perché sarebbe 1,829 qualcosa, ma non importa. Ma ti pare che vado in giro col centimetro? Ecco. Poi Flavia, abbiamo imparato anche una nuova, almeno io, una nuova espressione, no? in questi giorni a proposito di queste misure, le famose rime buccali, no? Quando si scomoda la crusca poi per non cambiare nulla di fatto. Quindi questa ne abbiamo imparate tante, sì, abbiamo imparato anche che 4x4 fa 4, perché questo l'ho letto su un giornale, e va bene. È tanta roba, sì. Dobbiamo essere severi, anche R con 0 è stato un oggetto interessante. Sicuramente sì. Dobbiamo essere un po' severi, però.
E ancora la temperatura espressa in percentuale, mettiamola, anche questo abbiamo sentito, la temperatura corporea espressa in percentuale. Vai, va bene, siamo a posto. Torniamo ai dati, che è meglio, che è più divertente. Quindi, prima all'inizio parlavi di base di dati. Sì. Voi quindi avete una base di dati, una o più, strutturata, gestita per ogni tematica. Come, questa è curiosità mia informatica, scusami. Sì, no, perfetto. Noi attingiamo a dei dati che sono sostanzialmente dati, possono essere dati aggregati, disponibili su Open Data, ad esempio dati.camera, Camera Senato Italia, certo, quelli della Commissione Europea. Non sono semplicissimi da trattare, purtroppo. Ci stiamo lavorando e anche altri colleghi lavorano su questo fronte qui. Altre informazioni andiamo a prendere proprio sui siti, diciamo, istituzionali, dove praticamente insegni, se è stata, sai benissimo come l'amministrazione comunale. Ecco, quello che è stato pesante durante Covid-19, lockdown, è stato che molte decisioni per questioni di ragioni sanitarie sono state delegate agli enti locali, come sai bene. Quindi nella logica della leale collaborazione tra Stato e Regione, in Italia abbiamo il titolo quinto, sapete benissimo cos'è, il governo centrale ha lasciato, diciamo, una autodisciplina, diciamo, per ragioni sanitarie, anche su temi competitivi, quindi tenere aperti tutti, altre attività, certi codici ATE, così no, ma è stato anche un processo anche degli anche sugli orari, sulle tipologie di servizi che servivano alle comunità locali. Ecco, lì i dati non erano, diciamo, abbiamo scoperto, se vogliamo fare un test di resilienza, stress test, gli enti locali, a parte qualcuno, sono andati un po' in sofferenza, sono messi a disposizione. Ma per quale ragione? Perché non erano in grado di pubblicarli? Per quale motivo? Entrambe le cose, sono dati che non nascono digitali, come mi insegni, sono dati analogici che in qualche modo vengono digitalizzati, ma non sono dati, sono, quindi non possiamo analizzarli come tali, sono passiamo a termini di scansioni. Ecco, quindi se un documento non nasce digitale, difficilmente ci fa la differenza, come insegni, come sai, meglio di chiunque altro. Il tema è quindi che alcune pubbliche amministrazioni, ma anche molti comuni, hanno fatto fatica, perché anche il lockdown ha riguardato alcune aree molto precise. Ecco, quindi su questo credo che anche le imprese abbiano colto tutti, passare in termini, il danno da non digitalizzazione, da digital divide che c'è stato sul territorio, però perché magari il sportivo fa una serie di cose, magari per una simmetria informativa non le ho fatte, o per paura, ancora peggio, non le ho attivate. Ah, certo. C'è un'altra domanda per te. Prego. Che arriva da Luisa Scarcella, che dice: complimenti all'ingegner Di Mario per l'interessantissima presentazione e per la sua attività, che davvero trovo affascinante. Avrei una domanda: nel passaggio da monitoraggio di fonti normative a smart data, come evitare il rischio di un oversimplification del dettaglio normativo? Vabbè, ora è tua, divertiti. Grazie Luisa, la domanda, ti ringrazio al video. La domanda è molto, molto interessante. Questo è un rischio importante, proprio perché diciamo, c'è nell'analisi che come facciamo, ci prendiamo delle responsabilità di comunicare alcune informazioni senza semplificarle troppo, senza banalizzarle. Però facciamo sempre un trade-off importante, questo poi con ad esempio con le strutture. Immaginiamo una struttura interna all'azienda che non ha bisogno di una struttura esterna come noi, no? C'è quello scambio continuo di cogliere dei segnali e quindi capire se, ad esempio, il dettato normativo, una virgola, un sinonimo, no? Cioè, Flavia, sulle virgole nella sintassi fa degli esempi fantastici, quindi è chiaro che una virgola può spostarmi molte cose, però diciamo che siamo attenti a cogliere anche il fatto che il time to market dell'informazione è fondamentale, quindi magari do un'informazione, mi riservo anche di approfondirla, però nel frattempo cerco di capire se effettivamente abbia troppo semplificato o meno quello che sto mandando. Di solito non lo facciamo e diamo sempre la possibilità a chi riceve informazioni di risalire alla fonte. Quindi quando noi mandiamo un'informazione, mettiamo sempre a disposizione la fonte da cui l'abbiamo presa, che linka in modo che anche il cliente, o comunque stesso interno o esterno all'azienda. Quando io ero in azienda, avevo un cliente interno, che era il mio capo azienda, tutta una serie di business unit che si attendevano da noi, che erano il regolatorio, tutta una serie di informazioni, no? Quindi questo diciamo, gioca un po' la competenza, sicuramente, questo è fondamentale, e poi un'interazione, un fine tuning continuo. Quindi se faccio una semplificazione, devo stare attento a segnalarla, che guarda, ti sto mandando una prima ricognizione, devo mettere sempre l'interlocutore nella possibilità di non fare degli errori,
questo è il mio compito cruciale, mai far sbagliare il capo azienda, cioè se si insegna le scuole di manager, se sbaglia lui è finita. Quindi meglio una domanda cretina che un cretino, tante volte, se non l'ho capita la norma chiedo, certo. Se c'è qualcosa che non vado, cioè tanto mi dà il nostro lavoro, quindi piuttosto mai dare per supponenze, cioè beh, questa ho letta, l'emendamento, vabbè, via così. Magari quell'emendamento si per come si chiama l'emendamento in Italia in particolare. Quindi, se mi ascolti hai fatto smaggio drafting normativo, cioè polpette avvelenate, come si dice in gergo, che possono essere molto complicate, no? Quindi la risposta alla tua domanda è la fonte, in modo che ci si possa essere un check da più parti, chiaramente la ricondizione con cui spieghiamo le cose, cioè se sono una ricondizione, se è un approfondimento, se è una prima analisi, e la possibilità di un check back indication, cioè la possibilità di ritornare sul dato. Proprio la logica in cui il miglioramento continuo, questo è logica di affidamento. Poi gli errori sono sempre occasioni di grandi analisi e opportunità. Me ne è venuta in mente un'altra. Due tuoi clienti, A e B, cui tu di fatto dai le stesse informazioni, magari loro tra di loro sono concorrenti. Come la gestisci questa cosa? No, allora, questo è un piccolo dettaglio. Noi non prendiamo... Allora, se sono concorrenti... Allora, questo mi ha dato una domanda molto complicata. Chiedo scusa. No, nessun problema. Era solo curiosità. No, è una domanda molto importante. Allora, qui entra un po' la logica con cui uno fa questo lavoro e come, diciamo così, come produce un po' le attività a chi in qualche modo poi si appoggia a te. Noi con alcuni clienti abbiamo una logica quasi esclusiva, nel senso che alcuni, dove entriamo nelle strategie, dove facciamo tutta quella slide che abbiamo fatto, non puoi fare quella strategia per A e per B. Perché poi, anche se metti dei Chinese ball in aziende, anche cioè, aziende di 40, ma anche di 50 dipendenti, non esistono Chinese ball, siamo noi, diciamo così, che possono robustamente entrare a questa, anche qui hanno una giustissima capacità etica di capo azienda di dire ok, A sta con A, B sta con B, ci mancherebbe altro. Da dove facciamo invece attività di monitoraggio, cioè dove si do le informazioni, diciamo così, in modo tempestivo, a 360 gradi, lo do A o lo do a B, se io non entro nelle logiche in cui A e B in qualche modo mi danno informazioni di secondo livello, si può fare. Diciamo che molte aziende oggi si cautelano nel un vantaggio competitivo con questo o quel diciamo, di consulenza, perché sanno che lavori non dico in modo esclusivo, ma sicuramente fiduciario e su alcuni temi se vai oltre anche esclusivo con loro. Altra cosa che mi veniva a dire, okay, tu vedi il mondo basato su dei dati e quindi capisci in anteprima, a volte, perché no, che sarebbe opportuno regolamentare o normare in un modo piuttosto che in un altro. Come lo fai arrivare al decisore politico, magari nazionale, perché forse è più facile che quello locale? Ci sono diverse soluzioni. Dal punto di vista operativo, prima facciamo un'analisi di impatto, come ho detto, facciamo one page memo, quindi dobbiamo che riascolta quella. Poi, una volta che studiamo, faccio esempi sul lavoro, molto banalmente, di solito lavoriamo a scalare, nel senso dal bottom up. Il tema è, lavoriamo con il responsabile diciamo, di quel partito, di quella struttura per competenze di materia. Io ho un problema sulla cassa integrazione, vado dal responsabile del lavoro dei partiti di maggioranza e lavoro con lui. Non punto il bersaglio grosso al segretario di partito o diciamo di no al vice segretario, punto da quello che in qualche modo ha la possibilità di costruire al suo interno, all'interno dell'organizzazione che è chiamata a decidere la base dei dati di informazione. Perché perché immaginiamo una logica piramidale anche delle organizzazioni politiche, non è che il vertice ha la possibilità di tutti si appoggia ai suoi collaboratori, quindi lavoriamo molto con i collaboratori. Fondamentale è in caso di lavoro parlamentare lavorare con gli assistenti parlamentari, quelli bravi. Di solito un parlamentare bravo chiama assistente parlamentare bravo, è una proprietà transitiva, ci capita spesso di misurare. Dio li fa e poi li accoppia, si dice in gergo. Sì, diciamo che trovi persone molto competenti, e lo vedi anche dall'attività, anche da come scrivono i vari atti legislativi, lavorare con loro, secondo me, nella lunga paga, questo ci aiuta molto. Quindi il parlamentare è ben attrezzato, con uno staff di persone. Vai da parlamentare, io non c'ho staff, io calmo il panico. Per
faccio tutto io, cioè, 24 e come ore. Fai? No, quindi di fatto, cioè, tu scopri che sta per succedere qualcosa, comunque, che potrebbe essere, i dati ti dicono che sarebbe corretto regolamentare in quella direzione, vai dall'assistente parlamentare del parlamentare di turno e glielo racconti, glielo spieghi. Vediamo formalmente un incontro, comunque facciamo un'attività di, diciamo, di contatto. Va dal ministro o dal parlamentare? E se il parlamentare è di qualunque colore o quello più specifico che capirebbe prima? No, lavoriamo con, diciamo, con la struttura, per il momento se è la struttura del governo o se è attività del governo o se è la struttura del Parlamento, attività legislativa, quindi chi è in capo all'attività legislativa. Chiaro. Lavoriamo con quello di turno, magari se c'è un decreto legislativo, o una legge delega, lavoriamo su un'attività di governo. Diverso è se è attività in Parlamento, quindi su questo ci muoviamo di conseguenza. Però cerchiamo di capire chi per competenza, analizzando i dati, è più incline ad accogliere quello che stiamo trasmettendo. Poi se no, sempre la trasmissione, se io ho detto non ho mai capito, ho un problema io. Cioè, certo. Devo sempre andare in qualche modo, questo diciamo è fondamentale. Ecco, Roberto ti chiede quanto è importante la disponibilità di dati aperti. Come l'ossigeno. Come l'ossigeno, giustamente. L'ossigeno sotto Covid, guardate. Ma guarda, se posso dirlo da banale cittadino anche, perché se i dati sono aperti da cittadino qualunque, purché sei in grado di fare le quattro operazioni e poco più, riesci anche a capire, in epoca di coronavirus, se avessimo avuto davvero i dati, per esempio, divisi per città, e tu scopri che nella tua città è più pericoloso quel quartiere piuttosto che l'altro, ma magari sarebbe stato utile poi le decisioni. I dati legislativi sono fondamentali, perché comunque noi poi possiamo andare a trovare tutta serie di elementi. Poi è chiaro che non è che andiamo a vedere le presenze dei parlamentari in Parlamento, non sono quelli dati che ci interessano. Mi interessa quanto certo. Un parlamentare insiste su quel tema, da quanto tempo, con quale ricorsività, in quale ruolo. Cioè noi abbiamo avuto parlamentari che adesso sono al governo, che un anno fa erano all'opposizione. Un anno fa. Chiaramente. Se si esprimono su certi temi, oggi hanno la possibilità di entrare in modo diciamo così, da maggioranza di governo un anno fa, cioè quindi non servono dati di 10 anni fa, basterebbe avere tutta una serie di posizionamenti, di figure che in logica di opposizione coerentemente, poi non necessariamente non è detto che si mantenga anche per strategia politica la coerenza di quando era l'opposizione, no? Perché sai, ci sono tanti esempi che non voglio fare, no? Che da una parte del recinto puoi anche urlare, ma se dall'altra parte non è semplicissimo, no? Ecco che appare Roberto, che ci dici? Ci chiudi? Sono le 8? Ah no, ma perché? È molto, molto stimolante quello che insomma, la nostra conversazione. Ma io direi se c'è qualche altra domanda dal pubblico. Qualcuno sta seguendo anche su Facebook, se ci sono domande? Io ho seguito un po', ma non ne ho viste in realtà. Ok. Perché a me mi sono venute quattro parole chiave, cioè due coppie di parole chiave, recovery fund e stati generali. Come il digital lobby può o ha potuto intervenire in questi contesti? Allora, io personalmente sono stato, diciamo, ho supportato delle aziende, ho assistito due volte in stati generali, sono stato qui da Pompili, niente di auto referenziale, è normalissimo. Cioè. Poi ci siamo presentati proprio con dei documenti, cioè a quel momento il governo non era chiaro, se ricordate un pochino, se presentava un piano o se chiamava le aziende a commentare un piano o se le aziende erano chiamate a dire la loro sul possibile piano, no? Quindi è stato abbiamo fatto delle opzioni molto semplici, se dobbiamo commentare il piano Colao, faccio un esempio per capirci, siamo pronti a fare questo, se dovessimo commentare una slide che poi è uscita, che è tutta questa serie di temi, commentiamo questa, oppure portiamo la nostra posizione e la nostra soluzione su tutta una serie di temi che oggi meritano di, proprio lo stress test che ha fatto questa pandemia, meritano di avere un salto in avanti, no? Quindi dobbiamo parlare delle informazioni, dei dati, delle presentazioni. Non ho amato molto chi è andato lì e ha parlato a braccio, sì, ci sta, però il fatto che ho visto anche altre aziende, altre associazioni ben consigliate, che hanno provato lì con parchi di dati, cioè proprio queste informazioni, insomma, ecco, questa è la mia posizione, c'è da studiare, c'è da vedere, c'è da analizzare.
questo è, nulla si risolve in modo atavico se non c'è la possibilità di analizzare cosa non è andato. E su questo sono d'accordo, insomma, sono solamente la parte di governo è stata una parte stagionale, è stato assolutamente un esercizio importante. Occhio all'effetto rebound se non porta a una cosa concreta, perché poi devi misurare anche su quello che è stato magari solo, diciamo così, una consultazione, o se veramente è stato un momento di grande deep learning e di analisi, diciamo così, collegiale di tutta una serie di temi. Certo. Io non ho altre. Vi posto in chat, se volete, sì. Sono due cose, una che riguarda, allora vi mando una pubblicazione che dice Open Book, se per chi lo vuole lo sto postando adesso, e lo mando a tutti, se volete così lo invio. E poi una pubblicazione che è proprio un testo sulla democrazia digitale, cioè proprio sulle piattaforme, no? di consultazione, di attività, che non sono piattaforme chiuse a livello politico, una piccola che spiego senza parlare, in cui tu, Flavia, sei presente, perché lo sai che c'è anche una testimonianza, quindi chi vuole c'è una testimonianza di Flavia Marzano proprio sui temi della democrazia digitale, che è una buona frontiera importante su quello che è un po' anche il crowd law, quindi anche la possibilità di costruzione delle leggi anche dal basso dai cittadini, quindi la possibilità di, insomma, sappiamo che sono pochissime leggi di iniziative popolari che purtroppo finiscono, diciamo, nel gazzetto ufficiale, però è importante in una logica partecipata avere la possibilità di fare questo e altro, e quindi anche di prendere consultazioni dei dati. Quindi queste due pubblicazioni metto a disposizione per chi vuole, cioè sicuramente Io avrei una domanda velocissima davvero per Claudio. È chiaro che il lobbying, l'attività di lobbying è perfettamente legittima, perché naturalmente serve a rappresentare gli interessi di parti sociali o comunque di gruppi di interessi. Come vedi però le tematiche, diciamo, legate alla trasparenza, alla correttezza e anche per esempio al peso sempre crescente che l'unico gruppo di interesse, pensiamo a Google, no? Che spende per esempio in sede europea decine di milioni di euro all'anno in attività di lobby, come possiamo evitare che poi questo determini poi una deriva, no? Diciamo, quindi si trasformi in una pressione troppo forte su quello che è il processo decisionale. Questo lo chiedo anche perché noi come associazione stiamo aderendo ad un Alter EU, che è un gruppo informale, a livello europeo di appunto di progetti che fanno lobby o che sono interessati al lobby, ma che perseguono appunto delle, diciamo, degli obiettivi, ecco, di trasparenza e di formulazione di linee guida volte poi ad evitare un inquinamento eccessivo del processo democratico. Allora, grazie a te, è sempre lucida e trasparente oggi in cui non ci sono altre dinamiche che sfociano, cioè deve essere coerenza tra il fine e il mezzo, questo è fondamentale, perché se il fine giustifica i mezzi non andiamo lontano, no? Quindi l'etica in questo deve essere fondamentale, in cui ci si muove, e c'è essere coerenza tra il fine e il mezzo. Io posso dire dall'esperienza che anche grandissimi giganti, laddove sono andati un po', diciamo così, un po' in arroganza, se posso dire, ma non necessariamente senza fare riferimento a nessuno, cioè laddove poi il mercato in qualche modo viene ingessato nelle opportunità, se ci sono delle rendite di posizione, se ci sono delle cose che creano delle inefficienze o dei potentati che in qualche modo non aprono all'innovazione, alla competitività, allo sviluppo delle forze migliori che possono essere in campo nella condivisione di alcune cose, sempre per restare, c'è sempre un diritto alla proprietà intellettuale, però l'attività che fate voi, insomma, la sua Bruxelles, comunque può fare questo network di professionisti che cosa con questa autonomia, cioè fondamentale, perché la rivoluzione digitale non è detto che servono tutti, che i soldi siano solo l'unica leva per la risorsa
più importante per farlo. Sì, sono tolgono il nervoso, ma non fanno la felicità del lobbista, posso assicurarlo. Quindi il tema è investire forte e pesante sulla competenza, sulle relazioni di competenza, perché poi basta anche un parlamentare, uno che si sente robusto e che si sente affiancato da un team, diciamo, di professionisti di varia natura che lo supportano le decisioni, può far veramente male come una sassata su un vetro. Dipende, sì, certo. dipende su questo. Chiaro, poi laddove invece ci sia un'attività massiccia e di disinformazione, allora bisogna essere pronti a far fact-checking e relazione verità, perché poi tanto le cose poi si vengono a scoprire. E ancora una volta, se i dati sono aperti, è più facile fare fact-checking, perché appunto chiunque li può leggere, interpretare, eccetera, eccetera. Però questo poi fa parte, poi, che i cittadini oggi sono più svegli di quanto lo possa immaginare. Per fortuna, sì. Quindi la possibilità che poi certe cose vengano stanate, perché magari hanno costruito un po' in modo opportunistico, anche se razionale, ma in modo molto opportunistico, alla lunga non pare. Quindi secondo noi l'attività di lobby nel breve, sì, è fatta anche di tanti diciamo così, attività che possiamo chiamare legite, ma magari di corto respiro. Chiaro, guardando nel medio lungo termine, quello che poi è la missione dell'azienda, l'azienda deve guardare il medio lungo termine, se guarda il breve non è l'azienda che sta investendo, non sta prendendo formazione, non sta in condizione di resilienza, sta cercando di dire, chiaro, prima o poi il primo cambio di paradigma, la salta per l'aria, ne abbiamo visto tanto. Ok, bene. Io non ho altre domande, sicuramente ringrazio tantissimo Roberto perché ci ha messo la sua parte organizzativa, Claudio, per il tuo tempo. Grazie a chi ci ha ascoltato. Claudia, devi ringraziare anche te, naturalmente. Io faccio ponte, questa è la cosa che mi diverte di più fare, lo faccio stravolentieri. C'è un altro grazie che arriva da Luisa, grazie. No, grande Claudia, grazie Claudio per l'invito. Grazie a voi. Buona serata, buona settimana. Bene. E divertitevi se potete. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, a presto.